La Chiara, però purtroppo si continua a non rispettarla. È chiaro che sono situazioni straordinarie che implicano un livello di attenzione da parte di tutti. C'è una situazione soprattutto di ordine pubblico che va considerata attentamente, ma mi pare che stia succedendo per tutto il periodo di lucida artista da parte delle forze dell'ordine, che quest'anno hanno fatto un eccellente lavoro, e speriamo che questo lavoro possa essere fatto in maniera specifica proprio per la vigilia di Capodanno. Turistica è decollata, ha detto il sindaco, e in questi giorni se ne vedono gli effetti. Ma è decollata perché i dati sono davvero rilevanti. Abbiamo messo in condizione gli operatori di seguirci in un'ottica di programmazione di un turismo ragionato che ha portato a Salerno davvero risultati straordinari, non soltanto in termini infrastrutturali con l'apertura di tanti B&B, di anche alberghi nuovi, e anche la previsione lanciata dal sindaco De Luca di nuovi alberghi che saranno inseriti in virtù di modifiche del piano regolatore, il PUC, ma anche dal punto di vista ovviamente della cultura turistica, perché i nostri operatori ormai sono riusciti a creare una rete sinergica davvero molto forte, hanno messo in campo una serie di associazioni, quindi anche l'associazionismo per fare rete, per fare squadra, e oggi i risultati ovviamente ce lo confermano, e TripAdvisor ma anche gli operatori in generale riconoscono a Salerno la dote di essere una delle destinazioni turistiche emergenti del Mezzogiorno d'Italia. Pochi giorni al Capodanno, tutto pieno, tutto esaurito nei bed and breakfast, alberghi della nostra città e non solo. Ma questo è un dato che noi abbiamo già da mesi, lo avevamo raccontato che su Capodanno avevamo dati davvero rilevanti e abbiamo il tutto esaurito evidentemente in città, con una ricaduta anche nella provincia, con un raggio d'azione davvero molto rilevante, anche perché ormai diciamo il turismo si è legato anche alla nostra tradizione del Capodanno e quindi si fidano della scelta visto il risultato eccellente degli ultimi anni. Ma voglio sottolineare che quest'anno ulteriore salto di qualità, gli operatori mi parlano di un 20-30% in più nel periodo Natale Epifania rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, questo è davvero rilevante in termini di occupazione dei posti letto. Il dato che mi piace sottolineare è che quest'anno sin da Natale si è sfruttato il long weekend che ha portato fino a domenica ieri, e poi senza soluzione di continuità fino alla Befana, visto che sono tutti giorni rossi in qualche modo con ponti anche vari, davvero al turismo non è sfuggito l'opportunità di venire a Salerno, e i dati sono davvero rilevanti, con percentuali oltre il 90% di occupazione fino alla Befana, quindi davvero un periodo ampio che non è soltanto di Capodanno come negli anni scorsi. Ecco, trovata la formula, ora bisogna probabilmente fare un definitivo salto di qualità dal punto di vista proprio dell'impatto e anche della mentalità, no? della città, dei salernitani. Ma non c'è dubbio, è evidente che noi dobbiamo adeguare la nostra capacità di fare accoglienza con quella che è la nuova dimensione della città stessa. È inutile magari stare aperti oppure aspettarsi di promuoversi o di vendere i prodotti in periodi che magari non sono cari al turismo. Noi abbiamo dimostrato, e questo lo voglio sottolineare, con un salto di qualità che già si è avviato, abbiamo dimostrato che se ci crediamo tutti davvero i risultati sono eccellenti. Il giorno dell'Immacolata, che è stato il giorno nel quale c'è stata la maggiore espansione del numero di turisti in città, non c'era un negozio chiuso su tutto il corso Vittorio Emanuele, il corso principale, e anche i mercanti, questo ovviamente anche in altri luoghi, in altre parti della città. Se noi questo salto di qualità lo facciamo, è evidente che questo ha prodotto dei risultati positivi, dei feedback positivi anche sui social network, ed è evidente che il turismo ovviamente ne beneficia. Se noi questo salto di qualità lo faremo come stiamo facendo, definitivo, credo che ovviamente ci prenderemo delle ulteriori soddisfazioni. Non saranno soltanto più le strutture ricettive, il commercio a beneficiare, ma sarà davvero un turismo allargato con un indotto incredibilmente positivo. Però, assessore, la quantità di presenza.